Sindaco, oggi praticamente in giunta si è concretizzato quella che era una vostra idea, che però adesso deve avere le necessarie autorizzazioni, cioè quella di una modifica della messa in sicurezza del porto di Sottomonastero. Sì, noi oggi in giunta abbiamo approvato il progetto di variante, la perizia di massima di variante che deve essere completata da ulteriori atti e mandata all'assessorato competente per la valutazione. Speriamo di avere un esito positivo. Devo dire onestamente che si tratta di una variante in fondo sostanziale, quindi qualche rischio lo stiamo correndo, però non avevamo nulla da perdere perché quell'opera lì, così come era posizionata, oltre che contestata da tutti, di fatto, anche per il tipo di note che abbiamo ricevuto nel frattempo, era irrealizzabile anche per la coincidenza degli scavi archeologici. Quindi abbiamo proposto una variante che tra l'altro è così sostenuta da praticamente tutti, che ci dicono che era la cosa più giusta da fare, cioè continuare il pontile a giorno con i 5 cassoni che sono stati realizzati alla ditta, 2 già a Lipari e 3 ancora in Sardegna. Abbiamo contattato la ditta che nonostante le riserve, diciamo, e le contestazioni che ha fatto, visto i tempi che ha dovuto subire, visto le difficoltà economiche, è molto ben predisposta per realizzare l'opera. Se dovesse essere approvata, noi siamo convinti che ci riusciremo di poter far approvare quest'opera e credo che risolverà tanti dei nostri problemi. Quello metterà in sicurezza l'attracco anche rispetto allo scirocco di alcuni aliscafi, ci darà la possibilità anche di aumentare il numero degli aliscafi che possono pernottare la notte in sicurezza. Questo è quello oggi che abbiamo approvato come giunta. Continueremo con l'iter amministrativo, sapendo anche di dover fare prima di tutto dei sondaggi perché non si verifichino delle sorprese come è avvenuto precedentemente. Sindaco, se questo rientra in un progetto più ampio di riqualificazione di Sottomonastero? Questo rientra in un progetto più ampio. Noi stiamo andando avanti, come abbiamo sempre detto, non abbiamo la bacchetta magica, però non è mai mancato l'impegno giornaliero. Tanto è vero che oggi, in questi giorni, abbiamo pure consegnato il progetto di riqualificazione di Sottomonastero sia al Genio Civile che alla Sovrintendenza per ottenere i pareri. È un progetto importante per riqualificare quello che è la porta d'accesso al Lipari e prevede la realizzazione. È un progetto a stralci. Noi abbiamo messo pure nel bilancio la copertura finanziaria del primo stralcio, speriamo di farlo nel più breve tempo possibile, arrivare a fare qualcosa già prima di quest'estate, speriamo. E si tratta di spostare la sala d'attesa e fare un'unica sala d'attesa, biglietterie più ampie e più adeguate, di fare la copertura di tutto il pontile a giorno per riparare i passeggeri dal sole e dall'acqua, della pioggia, insomma, e quindi speriamo di ottenere i pareri. Abbiamo preparato tutto, abbiamo presentato tutto agli enti e abbiamo anche la copertura finanziaria. Altri stralci, altri interventi successivi già ora riguarda anche la modifica della zona pedonale lì intorno e lo spostamento, diciamo, sia dei tassi che dei mezzi che si occupano di ricevere quelli degli alberghi, però si tratta anche di posizionare dell'arredo urbano più decente, di sistemare, diciamo, tutta quell'area. Altri stralci riguardano l'altra area che faremo in un momento successivo, quella verso Marina Lunga, e quella dell'arredo urbano della zona delle navi. Devo dire pure che il Genio Civile ha fatto un bando che è stato già pubblicato e vinto da una ditta per la progettazione di un intervento per l'altro problema che abbiamo sotto Monastero, che è quello dello sgrottamento. Quindi stiamo intervenendo complessivamente, anche se progetti a stralci, per un progetto più importante e più grosso per quanto riguarda la zona di sotto Monastero. Stiamo puntando molto su questo ragionamento della portualità. Il Genio Civile mi ha comunicato così perché ieri ero a Palermo, ancora non ho gli atti in mano, ma mi hanno già risposto sulla possibilità, che era l'ultima cosa che ci mancava, sulla stabilità del porto di Pignataro per realizzare lì uno scalo alternativo nei giorni di maltempo. Tra domani e dopodomani dovrebbe arrivare il pontone Alicudi per realizzare il Dragaggio. dragaggio. Contemporaneamente noi abbiamo chiesto all'assessorato competente di fare anche dei dragaggi straordinari prima della stagione estiva a Panarea e Stromboli. So che il Genio Civile di Messina è già stato incaricato di un sopralluogo, quindi la pratica anche per il dragaggio sia a Stromboli che a Panarea sta andando avanti
anche in questo caso, quindi diciamo rispetto alla portualità sono tantissime le iniziative in corso in questo momento. Sindaco, una domanda per concludere. Nei giorni scorsi c'è stato anche il piccolo problema con Compagnia delle Isole, si parte o non si parte, lei ha chiesto una verifica alla Capitaneria di Porto, oggi la novità è che la coperta resta sempre troppo corta, la Pietro Novelli oggi sarà tolta dall'Eolia e andrà a sostituire la Palladio. Su questo stiamo scrivendo anche oggi, stiamo contestando anche questa cosa. Io devo dire, devo essere molto chiaro, lo dico per chiarezza, nel senso che noi stiamo contestando non soltanto rispetto alla Compagnia delle Isole, tant'è vero che l'evento al quale si riferisce lei certamente non era per un servizio fatto in quell'occasione dalla Compagnia delle Isole, ma era fatto in quel caso da Rustica Line, per delle corse che non erano state, secondo il nostro parere, prestate immotivatamente. Noi non manchiamo mai di contestare, di essere la voce della nostra comunità per rispetto ai disservizi ai quali continuamente assistiamo. Purtroppo in questo momento possiamo fare soltanto questo, contestare anche con un atteggiamento molto duro che mai c'è stato su questo argomento, chiarendo alle compagnie che non possono fare ciò che vogliono, ma che devono prestare il servizio e che hanno dall'altra parte un'amministrazione molto attenta che questi servizi vengano prestati adeguatamente. Certo, ci sono delle difficoltà, anche le compagnie a volte hanno delle difficoltà motivate, ma purtroppo questo non è una preoccupazione che deve riguardare il sindaco Liberi. Il sindaco Liberi si deve occupare soltanto di contestare quando non ci sono dei servizi adeguati. Credo che al di là della contestazione però dovremmo trovare anche il momento per la risoluzione dei problemi. Da questo punto di vista noi per esempio abbiamo chiesto una conferenza di servizi vincolante da tenersi in modo periodico tra l'assessorato, il ministero, tutti i comuni e le isole minori e le società di navigazione per risolvere insieme i problemi che evidentemente sono sotto gli occhi di tutti. Anche perché ad esempio adesso gli itinerari orari sino a fine marzo sembrano una barzelletta, considerando che la gente che verrà in vacanza per Pasqua non sa come potrà rientrare, per limitarci solo a Pasqua. Certo, ma io questo credo che sia un argomento sul quale noi stiamo svolgendo un ruolo importante di promozione, anche di contestazione, ma anche di ricerca di adeguate soluzioni. Quando intendevo dire che le compagnie hanno dei problemi, questo non c'è dubbio, perché se pensiamo anche al problema che noi avremo, anche su questo argomento abbiamo scritto giusto oggi all'assessore regionale, avremo un problema anche con le navi, anche con la copertura finanziaria che sembra assolutamente ridotta e insufficiente. A giugno scade la convenzione. Per le nuove gare per le navi RoRo, come si vuol dire, per dirlo molto molto praticamente, con una corsa dell'Ustica Line, dell'NG, che a noi sembra assolutamente indispensabile. C'è il problema anche della copertura finanziaria, insomma anche di questo tipo di servizi. Certamente c'è da parte delle società una forte difficoltà nel capire anche quali disponibilità finanziarie avranno per il futuro e quali servizi riusciranno a assicurare, quindi io comprendo anche che le società siano nel programmare la loro azione in questa difficoltà. Per questo credo che sia necessario al più presto un tavolo dove ci siano tutte le parti per capire quali siano le soluzioni e quali siano i servizi minimi di cui hanno bisogno e devono essere assicurati per queste isole. Io su una cosa soltanto, rispetto anche agli incontri avuti con i miei colleghi, anche a una riunione avuta con l'ANCIM, sono stato molto chiaro. Io non sono assolutamente d'accordo nel svolgere il ruolo di chi condivide un taglio e stabilisce una priorità tra servizi utili e non utili. Secondo me noi siamo in una condizione in questo momento in cui tutte le corse che abbiamo sono servizi utili e indispensabili. Io non sono, nonostante le difficoltà del bilancio, predisposto a assecondare nessun taglio. Certamente in un momento di riorganizzazione posso esprimere un parere per l'amministrazione dicendo quali sono le linee più utili e che non possano e che devono essere sostenute, ma certamente non si può immaginare che un'amministrazione condivida nessuna riduzione di servizi che a me sembrano assolutamente indispensabili.